Controlli alla velocità nei giorni scorsi a Rovetta, sabato si sta ponendo più attenzione rispetto a questo aspetto del codice della strada. Sì, sabato sono stati fatti alcuni controlli con il telelaser da parte della polizia locale, un'iniziativa che nasce dalle istanze dei cittadini e dell'amministrazione, perché ci sono alcune zone del paese, non certamente sulla strada statale, piuttosto che sui collegamenti fra Rovetta e San Lorenzo, che comunque devono essere controllati, però nei centri abitati, in particolare qui nel centro storico di Rovetta. Sembra una cosa di poco conto, ma effettivamente, essendo comunque una strada abbastanza trafficata, è necessario fare questo tipo di controlli perché i cittadini non rispettano molto il limite. Noi abbiamo messo anche quei sistemi elettronici di rilevamento della velocità che invitano a rallentare e quindi a rientrare nei limiti previsti dal codice della strada, ma purtroppo ciò troppo spesso non succede. Ci sono due attraversamenti stradali. Andate pure a vedere, controllate, verificate, effettivamente non vengono rispettati i limiti e neppure gli attraversamenti stradali. Molti cittadini si lamentano ed è giusto anche controllare. L'invito è che gli automobilisti, tutti coloro che transitano, cerchino di rispettare le regole perché siamo in un centro storico, non è che voglio dire le attività commerciali siano tante, però sono concentrati in quest'area, effettivamente un po' di movimento c'è ed è opportuno che per sicurezza, insomma, si resti nei limiti e si rispettino i pedoni. Ovviamente la polizia locale è stata invitata dal sottoscritto dell'amministrazione ad utilizzare gli strumenti a propria disposizione perché vengono fatti questi controlli e anche le sanzioni. Non ne sono state fatte molte, fortunatamente, perché sapete che poi devono avvisare con dei cartelli i controlli in atto, però comincia ad essere comunque un segnale importante. State valutando delle soluzioni per via Fantoni, soprattutto per far ridurre la velocità? Sì. Diciamo che è un po' abbastanza particolare perché il tema dei 30 all'ora è di particolare attualità anche a livello nazionale. Stiamo parlando di alcune centinaia di metri di strada. È una strada provinciale di collegamento importante, però è comunque stretta e sembra che 50 all'ora sia un limite ancora troppo alto, un po' anche perché la gente, noi tutti, compreso magari il sottoscritto, pensiamo, vabbè, 50 all'ora, anche se vado a 60, anche se vado a 70, e no, attenzione, in un contesto di questo genere già i 50 all'ora risultano essere elevati. Per cui stiamo pensando, lo valuterà l'amministrazione nelle prossime settimane, di mettere il limite di 30 km orari. D'altra parte nel centro di San Lorenzo ci sono i 30 orari, in altri paesi vicini, molto vicini, ci sono i 30 orari, quindi non è che stiamo facendo e prevedendo delle cose straordinarie. Per ridurre la velocità i dossi sono lo strumento migliore, anche se danno fastidio, per carità, lo sappiamo, però sono lo strumento che consente effettivamente di portare ad una riduzione della velocità dei mezzi. Però qui siamo in strada provinciale, la provincia non autorizza l'installazione di dossi, pertanto bisognerà trovare delle forme diverse e credo che almeno per un piccolo tratto il 30 all'ora possa essere comunque una indicazione importante, sempre se associato ovviamente ai controlli che poi verranno fatti dalla polizia locale.